Va bene, te la sento apposta, sei un po' emozionato, Marco? Sì, sì. Da dove vieni? Io vengo da Salerno. Vai, Marco, vai. Vengo da Salerno. Vai, Marco, vai. Buonasera, mi chiamo Marco Bartiromi, ho 18 anni e vengo da Salerno. Cosa mi aspetto da questa esperienza? Io mi aspetto tutto, mi aspetto di crescere sempre di più, di maturare sempre più la mia personalità e di portare a casa anche un bottino pieno di soddisfazioni e di esperienze. Emozionato tantissimo perché è la prima volta che mi propongo un provino del genere. Io ho fatto sempre canto, ho fatto sempre provini per film, ma mai provini per Made in Sud. Stimo molto questa edizione, grazie. Ciao, mi chiamo Diego. Ehi, Diego! E ho 18 anni e sono cresciuto con i nonni perché i miei genitori lavoravano. Poi si sono separati. Ma per me non è stato un problema. Sono cresciuto benissimo. Anzi, ho detto anzi! Il mio migliore amico Carmine dice che ho un carattere veramente forte. Sono trasgressivo e ribelle. Quest'estate sono andato in vacanza con i nonni. Mi sono divertito tantissimo. E se non si fanno alle metà le pazzie, quando si fanno? E poi fuggi e sempre fuggi. Una sera sono tornato a casa e io e Carmine abbiamo fatto uno scherzo un po' tosto. Ehi, tosto! È tosto! O scherzo? Mia nonna soffre di cuore. Allora Carmine ha indossato una maschera da clown e una sega elettrica. E io un secchio d'acqua pieno pieno. Mia nonna è passata e gli ho buttato l'acqua sui piedi. A ridere. Che poi non ho capito, Carmine, che ci faceva con la sega elettrica. Una sera sono scappato dall'albergo. Si chiamava Il Riposo Quasi Eterno. Siamo andati a ballare e Carmine. Carmine odia i nonni. Li vuole uccidere. Non vede l'ora che muoiano. Io ho chiesto a mio nonno se dopo morto dona gli organi. Ma ha paura che se organi vanno a finire una persona cattiva e non vanno più all'inferno. All'inferno? In paradiso, in paradiso. Allora ho detto, fatti cremare. E c'è tengo diabete. E se mi mettono in un cannolo? Comunque siamo andati a ballare. Ma nonna non voleva. E io sono fuggito dalla stanza. Ho aperto la finestra, ho tirato giù le lenzuole, ho fatto un salto pericolosissimo e sono scappato. Noi abitiamo a pian terreno. Comunque siamo andati a ballare. Però mi hanno detto che bisogna andarci con cose da bere. E io ho rubato l'orzata minerale dal frigorifero. Ne ho bevuti 13 litri. E un po' di trasgressione ci vuole. Mio nonno mi ha appoggiato, ma non sta bene con la testa. Per andare a ballare mi ha dato 100 euro. Arrivati nella ballera, in cima alla montagna, c'è stato un coinvolgimento totale perché abbiamo portato una botte di freschezza. Che dobbiamo fare sempre con questo solito liscio? Ci vogliono cantanti giovani. E abbiamo fatto mettere Rita Pavone. È stato un coinvolgimento totale. Tanto è vero che Carmine ha avuto l'idea di fare il trenino. Ma molti non ce la facevano a camminare. Allora ha preso la sedia a rotelle e siamo usciti fuori al locale. E tutti giù per una discesa. Che ripida, ripida. E c'è un burrone. Non è tornato più nessuno. Ha detto Carmine che alle persone anziane il burro fa male. Figuriamoci il burrone. Siamo rimasti solo io e Carmine. Io dormo in mezzo ai nonni. E certe sere tra i due tira proprio una brutta aria. Mi dovete credere. E quando dico che l'aria è brutta, mamma mia, una sera l'aria era così pesante che le 12 madonne che stavano sul comodino se ne sono scappate, tutte convinte che ci fosse stata una fuga di gas. Ma non era il gas, era il nonno.